Ciao a tutti, la ricetta che vi propongo oggi è una crostata con confettura di albicocche e mele. Per i prossimi video avevo pensato di proporvi i buondì, quelli classici con la glassa e la granella di zucchero sopra, oppure dei panini per hot dog. Questa è una richiesta che mi hanno fatto. Fatemi sapere quindi nei commenti sotto il video quale video ricetta volete vedere per prima. E mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, così rimarrete sempre aggiornati. Un bacione a tutti e procediamo con gli ingredienti della crostata. Ho messo la farina in un contenitore, ci aggiungo il burro tagliato a pezzetti. Schiaccio il burro con la forchetta facendolo integrare alla farina, andando ad ottenere un composto sabbioso. Ottenuto un composto sabbioso, aggiungo lo zucchero, e la scorza grattugiata di un limone. Mescolo il tutto ed inserisco un uovo intero ed un tuorlo. Impasto il tutto. Ho messo l'impasto sul piano di lavoro. Formo un panetto senza andarlo a lavorare eccessivamente. Avvolgo il panetto nella pellicola trasparente e lo faccio riposare in frigorifero perlomeno per un'ora. Sbuccio le mele, le taglio a fettine e le irroro con il succo del limone del quale ho utilizzato la scorza. Lascio le mele in infusione con il succo di limone, in tal modo non diventeranno nere. Ho tolto la frolla dal frigorifero, la vado a stendere col matterello e la distribuisco in una tortiera per crostate del diametro di 28 cm, imburrata ed infarinata. Tolgo gli eccessi. Buco la frolla con i rebbi di una forchetta e ci distribuisco la confettura all'interno. Arrivata a questo punto vado a mettere le mele tagliate a fettine che avevo tenuto a bagno nel limone. Metto un cucchiaio di zucchero semolato sopra le mele. Sformo la crostata quando è completamente fredda.